La Maiella brucia ancora, siamo al sesto giorno, all'alba di oggi. Questa è la situazione nel territorio di Letto Manoppello. Le fiamme hanno interessato 25 ettari di terreno. Per una parte l'incendio, come dimostrano le immagini, almeno per ora è stato domato, ma c'è una zona superiore particolarmente impervia nella quale le fiamme non si sono fermate a causa del vento che ostacola e non poco le operazioni di spegnimento da parte di mezzi aerei e Canadair. Il sindaco di Letto Manoppello Simone D'Alfonso ha richiesto lo stato di emergenza. A tal uopo Giancarlo Di Vincenzo, prefetto di Pescara, ha convocato per lunedì 20 settembre alle 18 al comune di Letto Manoppello una riunione del Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza. Tante le forze mobilitate, vigili del fuoco di Pescara, carabinieri forestali del reparto parco, l'esercito col battaglione Vicenza di Stanza all'Aquila e naturalmente la protezione civile. Il direttore dell'agenzia regionale, Mauro Casinghini. Ci sono fortissime criticità ancora. Beh sì, è un incendio che ci sta mettendo a dura prova ormai da domenica scorsa. Stiamo cercando ovviamente di contenerlo, però purtroppo il vento ci preclude anche l'impiego dei mezzi aerei. In questo momento è arrivato fortunatamente l'Erickson dei Vigili del Fuoco, che però ha delle forti limitazioni proprio a causa del vento. Ecco, il vecchio legname, no? Chiamiamolo così per farci capire ancora di più da chi è in visione d'ascolto, retaggio dell'incendio, del vasto incendio del 2007, costituisce una sorta di detonatore con questo vento. Beh sì, certamente è un problema. Abbiamo aperto una viabilità in questi giorni insieme al parco proprio per arrivare al ridosso delle fiamme, rimuovendo questi enormi tronchi dell'incendio del 2007 che ovviamente rappresentano sia un ostacolo che combustibile. Questo è un problema di governo del territorio che ovviamente bisognerà affrontare. Le abitazioni sono a rischio al momento? No, le abitazioni, grazie al cielo, non sono a rischio. C'è un dispositivo pronto a far fronte a qualsiasi esigenza di questo tipo, ma non c'è un pericolo di questo genere. Le faccio l'ultima, la strategia delle prossime ore dipenderà soprattutto, anche e soprattutto dal vento? Sì, dipenderà dal vento, speriamo in un cambiamento meteo, ma non dobbiamo essere, diciamo così, meteo dipendenti, ovviamente. Cerchiamo di contenere l'incendio e di avviarlo diciamo così, in zone che sono più facilmente controllabili e un po' più pulite anche nel sottobosco, per cui possiamo agire in maniera più decisa e più risolutiva. Sì, è una situazione abbastanza critica, il nostro territorio è stato messo a dura prova. Il fuoco per sei giorni sta bruciando praticamente tutta la parte del bosco, di quello tra l'altro è tutto il territorio interessato nell'incendio del 2007. Ecco appunto, 25 ettari di terreno, ci sono vecchi legnami che costituiscono ancora di più una miccia. Esatto, è una sorta di minerva per questo fuoco. Purtroppo tutto il materiale è buttato a terra naturalmente per poter poi dare modo alla natura di rifiorire. Ha fatto sì però che il fuoco lo sta prendendo proprio come alimento e adesso è molto molto difficile poter, diciamo così, domare questo fuoco che, ripeto, sta bruciando tutta la parte della pineta.